Sono mancati soltanto i gol a suggellare una partita bella, vibrante, ricca di emozioni, a conferma che il Verona e Udinese sono autentiche realtà del campionato. Il Verona parte forte e nella prima mezz'ora mette in soggezione l'Udinese. Poi la squadra bianconera si sblocca e al 31esimo Causio pennella per Pulici che schiaccia di testa, ma Garella comincia il suo show personale con interventi prodigiosi e anche fortunati. Al 36esimo manovra veronese impostata da Dirceu, continuata da Volpati e conclusa da Di Gennaro fuori di poco. Ancora Di Gennaro si fa pericoloso in chiusura del tempo, costringendo Borin a questa uscita disperata. Nella ripresa è Orazzi, uno dei migliori dell'Udinese, a impegnare severamente il portiere veronese. Si giunge al quarto d'ora quando l'Udinese si vede negare il gol dai pali con questa punizione bomba di Edigno. Garella, prima immobile, si sveglia in tempo per evitare il tiro risolutore di Miano. Il Verona tenta di reagire con il suo cannoniere Penzo, ma questa volta è Borin a raccogliere i meritati applausi. L'ultimo quarto d'ora vede l'Udinese proiettata tutta in avanti, ma il portiere veronese dice di no a questi tiri di Orazzi con uno splendido volo e di Causio a pugni uniti.